Gli altri ho già ho dovuto mettere almeno quelli per i campioni, quindi il campione Quindi, ma possiamo salutare? maschile, il campione di coppia Ah, e la interrompiti un campionessa. Non me secondo. ne frega! Devo fare Ho l'intro! capito, non potevo farla prima che è 2 ore che ho parlato io. Se no, gli amici di YouTube non sanno cosa devono fare, devo rispiegare tutto di Non nuovo. possono scriverti in diretta gli amici di Sì, YouTube. però se quella parte che ho detto adesso lui non va nel video di YouTube, quelli di YouTube come fanno a commentarmi e a No. dirmi? Sì, ma Ma questa. arrivano Esatto, troppo dopo quelli di YouTube, Peppinino. dai, fai il saluto che devo finire di parlare. Salve a tutti cari amici di The Absil Game! Amici, ma soprattutto amiche della ormai quasi finita MyGM del 2022 di The Absil Game. E fallite, ridiamo sul game dalla mia ormai finita GM. Qui l'artefice è Jack in compagnia. E Specialista Michel. Del fallito ormai eremita Pepino. vi diamo il benvenuto in questa 26esima settimana della MyGM, settimana post pay-per-view, che vede sempre e comunque in testa il GM anonimo con NXT UK e i suoi 2.918.751 fan. In seconda posizione ci sono io con 2.853.230 fan. In terza posizione c'è Peppino con 2.806.539 fan. E in ultima posizione, incredibile ma vero, c'è Michele con SmackDown e i suoi 2.775.042 fan. Caro Davide, il consiglio che mi dai è assolutamente improbabile, migliora la logistica. Finché non ho soldi sufficienti, la logistica non la posso mai migliorare. Costa la logistica, io sono in default, sono sotto zero, Via Grecia lui. sono in debito, come faccio a fare una logistica bella? Ragioniamo quello, pensiamo ai match, non alla logistica, per adesso. La classifica invece di soli noi tre vede in testa NXT con 2.879.230 fan. In seconda posizione c'è Pepigno con 2.827.539 fan. E in terza posizione c'è Michel con 2.812.042 fan. Devo assolutamente acquistare la carta, Bene. già mia, devo utilizzare la carta promozione speciale. Assicurati di mantenere la maggior parte dei tuoi fan questa settimana. Sì. Poi devo dire che promo pubblicità io avrei bisogno di fare anche oltre a pubblicità, che so che la pubblicità porta soldi, ma io ho bisogno di fare anche promo di autopromozione, ad esempio, perché ho alcuni atleti che sono sotto, molto sotto di popolarità e devo tirarli su. Scusa se ti interrompo il monologo, ma assolutamente questa settimana devo acquistare Sami Zayn e purtroppo Omas. Capirete poi il perché. L'amico Samus, che mi chiede fare i titoli di coppia nel main event, Perda? è già accontentato perché Promo l'avevo 2 già su 5, messo eh? in preventivo. Promo 2 su 5. Io ho già messo in Cioè 2 preventivo morale nella realtà. Ho 51. già messo in preventivo Doveva main essere 0 su event i 5 titoli di promo. coppia. Devo comprare anche Cactus Jack questa settimana, che è la mia leggenda settimanale. Vedi Ma perché Fran? c'hai qualche carta? No. Ah. Caro Fran, 5 hai su 5 ragione. promo. Ah, una cosa importante che questa sera il GM anonimo organizzerà lo show tramite dei messaggi che mi manderà, perché non può essere qui con noi in cuffia. Allora, io sarei già anche pronto, nel senso che vi ho fatto vedere che abbiamo acquistato. Obiettivo e commissario realizzato. Non ho inserito. Ah sì? Eppure io mi ero appuntato di non inserire Brock Lesnar. Però vabbè, poco ci manca. È la stessa Se te cosa. pensa, questo. La Vabbè, pubblicità vabbè. gratuita arriva allo scazzo perché ho cancellato gli screen, ma io l'ho letto e per me è cambiato. Maxata la logistica. Ci saranno ben tre cambi di ruolo che neanche sapevo che costassero 10.000 dollari l'uno.
ma sono necessari. Tanto non hai comprato Wrestler. Sono necessari per le prossime settimane per portare avanti le rivalità. Allora, Becky Lynch, non posso credere che non mi hai inserito nel programma del pay per view. È una mancanza di rispetto indescrivibile. Che perdita di tempo. Io non ho potuto metterla questa perché tu me l'hai bloccata. Ah, e questa mi rompe le balle perché non l'ho inserita. Fammi capire, prima rifiuti di accordarmi un rematch contro io? Ma se n'è andata io. Ma eri incoglionito. Io, carta canta. Settimana... Sì, è questa. Pazzesco. Obiettivo del commissario era non inserire Brock Lesnar in un match, cosa che ho fatto. Ma adesso esce obiettivo non inserire Undertaker. Quindi avevi ragione, cazzo. È un po' buggato, eh. Sì, perché io ieri ho fatto gli screen per fare i miei conteggi. Credibile, credibile. Pensavo di potermi fidare di te, calo moderato. Vabbè, 79, se mia. Bobby Lashley, credevo che non sarei mai tornato a Denver. Beh, tanto vale salire sul ring e mostrare a tutti cosa si sono persi. Ah, quindi siamo a casa tua. Cazzo, popolarità 57 solo. Diario, fai combattere il lottatore face più popolare contro il lottatore heel più popolare. Costo raddoppiato come ricompensa. Carte potenziamento, anche io vado subito a utilizzare promozione speciale, che ne ho ben due. Ben donde? La prima la usiamo oggi e l'altra probabilmente la utilizzeremo la settimana 31 post pay per view. Ok, io devo, penso, iniziare un po' di rivalità. Allora, MVP e Sheamus sono già di livello 3, la tag team di livello 4, Kane e Jeff Hardy di livello 3. Ma tu hai già fatto lo show? Certo. La tag team, ok. Ti dicono Sheamus e Kane. Con Sheamus e Kane cosa c'entra? Ma io ringrazio gli amici Sheamus che... ci dicono cosa fare, ma io no. A questo di arrivare ultimo faccio quello che voglio. MVP popolarità. Ah, adesso 81. Fai anche tu la mia strategia di prima. Pazzesco. Guarda il faccio cos'è quello che voglio dove ti porta. Io ho sempre fatto. No, caro mio. Soldi. Ti parlano delle rivalità. I soldi li ho e maxo sempre tutto. Ma a me i soldi sono andati giù perché a fare rivalità di merda. No, la rivalità i soldi vanno giù perché hai comprato 800 wrestler e non li hai mai usati. Bene. Perché non ci ricordavamo nemmeno che tu avessi Seth Rollins. O Hulk Hogan. Hulk Hogan non ha mai lottato. Finché non trovo un posto dove metterlo... Allora non dovevi comprarlo finché non avevi il posto. Questo gioco qua ha la schifezza di avere il show dove puoi fare solo 4 match. 4 match, sei già 3 campioni... fai le rivalità, ti resta un match solo da fare. Ma cazzo, ma siete permalosi, eh? Fran, infatti SmackDown è primo per numero di fan. Cosa ho appena detto? Ho detto, a costo di arrivare ultimo, preferisco arrivare ultimo con le mie idee. Allora mandiamo al centro benessere Rob Van Damme per fare recuperare di 12 punti l'energia, dato che ha 21. E poi... Lascia, prendi qualcuno già pronto. Centro benessere 1, 6 punti di energia a The Rock. Diamo pochi soldi, cazzo. Non posso permettermi di andare a comprare altri wrestler. Se no non posso più fare la logistica, ragazzi. Poi compro anche negoziazione contratto. A parte che il mio problema non è rilasciare Velor. Perché e la usiamo su The Rock. Era una cosa così. Non è quello il non punto. So quanto gli mancava, ma l'ho usata lo stesso, che tanto l'ultima volta mi ha chiesto tipo 200.000, è meglio darglieli che così, cioè meglio rinegoziare che così non mi rompe le balle. E poi basta, se c'erano altre carte più interessanti le avrei comprate, ma fuoco e fiamme non mi interessa sinceramente. Ad esempio possiamo maxare la logistica. La card di questa sera per me era inserire sicuramente Moxley Taker, perché quella è l'unica rivalità che ho fissa che mi sta andando avanti, quindi la porto almeno alla fine. Quindi questi ci devono stare.
Allora si parte con la settimana 26, il match iniziale, spero che tutte diventino nuove rivalità. Razor Ramon verso Ultimate Warrior, sì signori, siamo nel 1988. Ultimate Warrior. E non parte. E non parte. Bene, molto bene. Cambio di ruolo per Akira Tozawa, perché se vogliamo avere tante rivalità, bisogna fare così. Caro Spaghetto, concordo pienamente con te. Questa è una rivalità che è già iniziata, grazie a Dio, almeno qualcosa c'è già. Mi fa schifo, però, perché buttarla? Caro Spaghetto... Replay. Caro Spaghetto è quello che avevo in mente, quindi facciamo così, puntiamo a fare soldi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Cioè, dobbiamo sistemare un po' il roster e i soldi. Cambio poi... di ruolo, Big E. Ah, il famoso Big E. Altra rivalità già partita. Ancora Strowman. Ai. Ma tanto ho usato la carta. Cambio di ruolo per lo zio Walter. Speciale. Main event, speriamo che parta la rivalità. Ne dubito ormai. Roman. Non c'è più niente qua. Attenzione, partita. Vediamo NXT, ragazzi, che parte con Bobby Lashley, che gioca in casa, che mi ha chiesto di partecipare allo show e sfiderà Adam Page. Non c'è nessuna rivalità, potrebbe anche partire, potrebbe essere una rivalità. Bobby Lashley. Ci può stare, Bobby Lashley. Caro Spaghetto, non ci scoraggiamo affatto. È solo un cambio di strategia. Adesso non seguiamo più le cose scritte, ma proviamo table, a fare un po' a caso, a sentimento così, cioè, quello che va. Era un table, 2.5 stelle. Qui abbiamo una nuova rivalità, Batista sfida il The Rock per il titolo. The Rock. Eccellente. Li ho messi nel promo perché così mi assicuravo che la rivalità partisse e in più che recuperavano un po' di energia perché sono stanchi morti. Allora, il promo non assicura la partenza della rivalità perché SmackDown non l'ha avuto settimana scorsa. Ah. Però l'abbiamo visto nel promo se parte la rivalità, infatti è diventato 1-4. Sì. Nel mid-card abbiamo Alexa Bliss contro Dewdrop, una rivalità che si ripete, vediamo se... Piper Niven, per me Dewdrop non esiste, anche se ho visto l'elenco del roster apertura nuovo, scarsa, non è partita Dewdrop. Non è partita neanche la rivalità. Piper, caro amico, è Piper, non è Viper. Cesaro fa autopromozione per far salire un po' di popolarità, +2, vabbè, a 3 al microfono non possiamo pretendere. Bianca Belair contro Nova Norderlight, questa è una rivalità. Nova. Non vince mai Nova. Non vince mai Nova. 2.5 stelle di rivalità di livello 3. Autopromozione anche per Randy Orton per far salire un po' di popolarità. Oh, un bel +6, grande Orton. E nel main event abbiamo una rivalità di livello 3 con Sheamus contro MVP. Sheamus. Perfetto. MVP. Perfetto. Straordinario. Rivalità in aumento. Applaudo a questo show. Beh, MVP 81 di popolarità senza titolo, eh. Cioè, non so se rendo l'idea. No, non la rendi. Cioè, se dovesse avere il titolo MVP va a 100. La rendi Orto. Lo manderemo per il titolo MVP, prima o poi. Allora, in quanto stelle vinco io di... 1.5 3 no, sì, 3. Jack.exe ha smesso di funzionare. Allora, le rivalità in quel di SmackDown, quella di la prima non è partita, esatto. Due si sono consolidate e una è partita. Ok, esatto, ottimo organizzazione anche, NXT apertura scarsa, me l'aspettavo, 2.5 il match iniziale e 3 stelle il secondo.
Parte Leslie Page, ci sta. Questa non parte, quella femminile. Bel-Air e Northern Light di livello 3 e livello 4 Sheamus MVP è già pronta per il pay-per-view, ma mancano bene 4 settimane. Allora il mio consiglio è tenerli fuori. Sì, li tengo fuori così recuperano un po' di energia, però scendono di popolarità, dobbiamo stare attenti. I fan di SmackDown, più 53.117 fan. Sì, lo so. Cioè 53, io pensavo di più sinceramente, utilizzando la carta pensavo di più. E $278.627. La carta è stata presa. Esatto, pubblicità gratuita. Andiamo a vedere i miei fan. $58.343 fan e $312.298. Bene, bene, bene. Bello l'episodio di NXT di stasera. Continuate così. Sono contento di aver partecipato alla manifestazione. Ma non avevo mai visto MVP così dominante. È una furia. Andrà per il titolo quell'uomo. Ricordatevi, MVP sarà il nuovo campione di NXT. Grande MVP. Sì, NXT is MVP. Sì, non sì. Abbiamo la carta perché non abbiamo... non abbiamo... Va bene. Ascoltato il... Ascoltato. Il commissario. Bene. Lita, il contratto con SmackDown scade. Sto dicendo ai 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 perché io do lui. Allora, Lita è la campiona. E si punta, non, ormai sono talmente avanti che non punto più. Milionario, eh? Allontanarmi. Sono milionario. Figa, 110. Che miseria, uno di popolarità 64 ti chiede 110. Tantino, mi chiede così anche perché sono altri. Calo come... moderato, fai triangolo Y 47, è insufficiente. E ve lo dico dopo. Vabbè, comunque li devo rinnovare tutti. Iniziamo a sperperarli. 102 fai Y. Morale 61, forse hai fatto bene a darglieli subito. Era basso questo, eh. Cazzo, controller, qua già la seconda volta che mi frega. Credevo che non sarei mai tornato ad Atlanta. Beh, tanto vale salire su quel ring e mostrare a tutti che cosa si sono persi. Si può un po' che non si fare. Vede quest'uomo però. Ah, adesso torna. Figa, 54 di popolarità, stai facendo come Pepe, li lasci lì a far adesso scendere. Adesso alla rivalità. Si ende! SmackDown non vanno, sono pronto a rescindere il contratto e cercare di meglio. 100.000 bonus fedeltà. Che bello. Ah no? Beh no, vai. Ah no, neanche. Avrei voluto fare your five, non me lo fa neanche fare. Dicono, pazzesco. Dicono che quando chiedono tanti soldi rimangono tante settimane. Comunque stavo dicendo che il mio obiettivo non è più battere voi, perché voi ormai non farete più niente. Il mio obiettivo ormai è battere il GM anonimo. Si punta lì alle stelle. Iniziamo con la sfida per il campione. Apriamo il primo promo questo. Una bella sfida che lo sfidato è Eddie, il campione. E la sfida gliela lancia, signori, niente meno che colui che si merita più di tutti di andare contro Eddie, perché ha una popolarità alta e perché fino adesso mi ha sempre dato grandi soddisfazioni nei match, ma è sempre stato sottovalutato, è sempre stato messo nel mid card, ed è, signori, quell'uomino qua. Si merita veramente di andare, perché si è merita. Nella rivalità con Owens mi ha fatto fare fuoco e fiamme veramente, quindi questo è il mio primo promo, ragazzi. E se vi va bene, bene, se non vi va bene, qua, ragazzi, perché c'è bisogno di alzare la popolarità ad alcuni personaggi. Ma l'hai mandato anche alla SPA, Eddie? No. Perché non lo mandi alla SPA, scusa? C'hai la carta? Un attimo. Una cosa alla volta. La carta l'ho presa adesso. Questo era quello che avevo programmato. Ma certo, non disponibile, amò.
Però qua stavolta spezzo una lancia a suo favore. Che cazzo gli dite di comprare la carta se poi non si può usare lo stesso? Ma vaffanculo, ne spendo i soldi per un... Ma va. C'era scritto però, dicono. Cosa c'era scritto? Che non è utilizzabile questa settimana. Infatti mi era venuto il dubbio. C'era scritto perché era infortunato. Mi era venuto il dubbio. Era fuori, era rosso, infortunato una settimana. Ma se io gli do la carta, quello lo riduce. Ma c'è scritto non puoi utilizzarlo questa settimana. Perché? Non lo so, è così. Perché aveva le... Ma no, no, ma che cazzo. Ma sta tirando per il culo qua, ma dai. Usare Rollins o The Miz? Killer Rollins. Ma perché non fai Eddie Guerrero contro perché Seth Rollins? Eddie Guerrero non fa il match, ha 3 di energia, ha la sfida con... Sì, no, non ti sto dicendo di fare il match, Pepe. Stai calmo un secondo. Fai il promo. Al posto di fare CM Punk contro Eddie. È già nel promo. È già nel promo, Eddie. Io però... dato che non rispettano le categorie, non farei un match del genere, perché è inutile che ha la popolarità alta, lo vai a affossare con la cosa diversa. Ma cosa c'entra? Ma hanno tutti popolarità quasi 80. Ho capito, ma non posso mandarlo con uno che ha popolarità 40. Ci ho capito, ma allora quelli... Ma quante volte te hai fatto il match con le categorie sballate e non ti hai rotto i coglioni nessuno? Le prime 2 settimane, poi basta. Sì. Mentre contro Seth Rollins, c'è 3 ore che sei lì. Non devi mandarlo contro Seth Rollins, quel cazzo di Kevin Owens qua. Perché è andato basta. Al benessere, effettivamente. È l'unico specialista face? Seth Rollins, o se no cambi Kevin Owens, metti The Miz e lo mandi contro chi vuoi, che è specialista. Che dicevano? C'è... Popolarità basse. Figa, li tieni fuori, non gli fai mai lottare. Ho capito, ma dovrà tirargli sulla popolarità prima di... Ma fagli lottare così salgono, no? Così mi manda giù. Non guardare la popolarità, figa. Guarda in primis la categoria. La popolarità, se li fai lottare, i wrestler aumenta. Grazie ma lui no, li vuole tenere lì pensando che sale. Lui deve farli lottare se sono proprio a 90. Ma dove cazzo li trova? E poi puoi mettere la quarta. Eh no, questa c'ha l'obiettivo, però mi dà più cose di là dopo. Ora c'è quella. Infatti, sei te che mi hai mandato qua. Comunque fai quel cazzo che vuoi. Tu sei fissato con gli obiettivi facoltativi che non servono a un ben amato cazzo. Servono. Se tu prendi l'altra, ci sono più posti a sedere, più biglietti venduti, più soldi guadagnati. Però fai quel cazzo che vuoi. Vabbè, se non la compri adesso la compri settimana prossima. Però a sto punto aspetta. A sto punto settimana prossima compra l'ultima e basta. Però devi togliere i 40.000 dal infatti, Thunderdome. È per quello che dico che ce la fa. Cioè? Non è che paghi 2 arene. Ce la fai a comprare la quinta e usarla. Sì, però secondo me non vale la pena comprare la quinta. Aspetta. Ma non mi va sulla quinta però. Aspetta settimana prossima. Non mi va sulla quinta. Se clicchi magari. Clicco cosa? Mi va su quella linea. Adesso vai là. Vedi che va. Ma non posso prenderla. Aspetta settimana prossima e compra. Ha ragione Fran. Compra direttamente settimana prossima l'ultima. Bravo. Pep, ti conviene risparmiare ancora un po' e prendere direttamente l'ultima fra 2 settimane. Ma infatti. Perché questa non settimana posso usarla. Settimana prossima ce li ha. Se la prendo non posso usarla. Sì, la potresti usare però lascia perdere, prendi l'ultima. Ma se la uso mi fa fare più soldi dopo. Però la useresti per una settimana, invece tra 2 compri però direttamente l'ultima. Capito, però qua mi fa fare soldi, no? Fai quel cazzo che vuoi. Però non sappiamo neanche quanto costa. Costa 75 e non ce la fai. Prova a selezionarla. No, ne ha 125, 120. Prova. Vedi? Comprata per niente. Allora, GM Anonimo. Cazzo. Yokozuna, il mio contratto con NXT UK scade alla fine di questa settimana. 113.000 e il morale è 73. Cosa facciamo? Saluta Yoku, mi ha appena scritto. Triple H, devi prenderti cura delle tue superstar, capisco che a volte ne hai bisogno per i mezzi portati, ma cerca di pianificare di conseguenza. Voglio darti una promozione. Centro benessere ti ha dato. È troppo tardi per nome, dovrai aspettare che si rimetta del tutto. Cerca di evitare infortuni. Va bene, ok. Kurt Angle, le cose qui in NXT non vanno. NXT UK, scusate.
Sono pronto a rescindere il contratto e cercare di meglio. Specialmente dopo aver rifiutato di accordarmi quel match contro Yokozuna. Yokozuna non c'è neanche più, quindi voglio dire. In modo che hai cominciato a stare a offrirmi un bonus di 100.000. Cosa facciamo? Accettiamo o no? Ma è appena arrivato, è pazzo. Le parole di del GM. Accettiamo. Jey Uso, negli ultimi tempi in NXT UK sta proprio crescendo a dismisura. Lo sai che preferisco rimanere umile, ma non si può negare che anch'io sia migliorato tantissimo ultimamente, giusto? Lavorare qui è un'esperienza incredibile, ma a volte ho l'impressione di essere solo un volto tra tanti, eppure il WWE Universe mi adora. Secondo te che impatto ho qui a NXT UK? Ma è la prima volta che vediamo sta mail. Apprezzo infinitamente il tuo contributo a NXT UK, sei uno delle nostre punte di diamante. Per ringraziarti voglio offrirti un bonus di 50.000. Ah, non l'avevamo già visto. Cosa facciamo? Gli diamo i 50.000 o no? Paga, paga, siamo milionari qui. 50.000 per Jey Uso. Aumento importante, morale al 73. Allora, il diario. Triple H inserisce almeno un match Extreme Rules nel programma di questa settimana. Ricompensa fisioterapia pre-match. Carte potenziamento. Abbiamo queste. Vado a maxarti subito la logistica come mi hai detto. Dai centro benessere 3 a Kibler. Che è a 13, giustamente. Hai solo una rivalità che è Kate Lee contro Rey Mysterio. Nia Jax. Abilità promo 3 su 5. Va a NXT UK. Road Dog. Va a NXT UK. Lo show è pronto e ti fate per il brand giusto. Vediamo la cagata qua cosa fa. Proprio così, non è che non mi spieghi. Tutte cose nate così a caso, quello che va. Rivalità partita. Oh, parte la rivalità tra queste due. Già fatto, secondo me è già fatto fin troppo bello. È già andata. Cioè tre è già tanto per quelle due lì. Va questa uno. Che non... No, questa parte è già scritta. Sì, sì, sì. Va. Ma permetti della poche stelle. Secondo me rivalità. Cazzo non partono rivalità. Eccellente. Poche stelle, dice. Dai, zero stelle per adesso. Però è eccellente. Seth Rollins. Partita la rivalità, solo a me non partono rivalità. A caso le partono a caso. Va bene. Più due per Daniel Bryan. Lo show più silenzioso. Questa c'è già la rivalità, quindi. Taker. Meno male che ogni tanto vince. Oh, è a tre, bene. Questo che fa il promo. Sale, bene. Questo. Ma. Ma non doveva fare popolarità fino no, a... no, no, doveva fare quello. No, state calmi. Diesel e Scott Hall. Non parte la rivalità, cazzo, quella che volevo far partire non parte. Già puttana. E tra l'altro ho fatto anche poco, meno del... vabbè. Il genero anonimo apre NXT UK con in palio titoli di coppia detenuti da Kate Lee e T-Bar contro The Hurricane e Jey Uso. The Hurricane e Jey Uso. Ehi, vabbè, ma come fa a fare? Dai, come fa a fare? Quattro stelle, una rivalità di livello 1. Ci gioca anche tutto il giorno, ci gioca. Non è possibile. Non è possibile, dai.
No, che cazzo mandi i messaggi, non è possibile. Si gode. Unico match bello. Allora Edge fa il cambio di ruolo, eccellente. Mid card, Adam Cole contro John Morrison e c'è l'interferenza di Elias ai danni di Adam Cole. Anche qua, heel contro heel. Caro GM, Cole, caro GM. Una stella. Stai perdendo i colpi però. Due e mezzo. Lui fa heel contro heel, fa due stelle e mezzo. Incredibile. Però, perché è nata anche la rivalità Elias Cole, però. Forse per via di interferenza. Tommaso Ciampa fa cambio di ruolo. Nel mid card abbiamo un altro face contro face. Rondon, Jesse James contro Pidan. Qua sì. Perché è già il secondo. Però 78-65 di popolarità. Due e mezzo. È buggato NXT UK. Mi era stato chiesto il match per il titolo da parte di Morrison. Ah, ok. Nia Jax sfida Stacy Kibler, eccellente. Parte la rivalità. E Yokozuna contro Kurt Angle, perché Kurt Angle voleva il match. Questo è un gran bel match, eh. Sarebbe stato un gran bel match nella Kurt realtà. Angle. Questo... finale scarsissimo. Pazzesco, esatto. Però è nata la rivalità, ma Yokozuna va via. Quindi nasce e finisce qui. Allora, vediamo le stelle. Ovviamente vince. Oh, ovviamente mica tanto. Ovviamente un par di ciuffoli. Pareggio. Pareggio. 11 pari. Ottima realizzazione per Ro e finale scarso per NXT UK, eh. Meno male. A Ro, Rose e Nikki Ash di livello 1. Punk e Guerrero di livello 1. Rollins e Owens di livello 1. Undertaker e Moxley di livello 3 e quella tag team non è partita. A NXT UK la tag team parte, va a livello 1. È partita quella di Adam Cole e Elias, che qua non segna. John e John. J-Ax. J-Ax? Non ci credo, J-Ax. È DJ J-Ax. J-Ax c'è scritto. C'è scritto J-Ax? Beh, non ha proprio tutti cazzo, i torti. Perché c'è scritto J-Ax? Perché è Jax? Naya Jax? Jax? Non J-Ax? Perché c'è scritto J-Ax? Articolo 31, ragazzi, sono anche qui. J-Ax. È scritto J-Ax. Naya contro... chi è contro? È una sfida, la partita comunque, dai. E Yokozuna Angle. J-Ax? Contro DJ Albertino. E Yokozuna Angle parte, ma tanto Yokozuna va via. Era il suo ultimo match in quel parte NXT UK. Yokozuna, vediamo i fan di Raw. Più 5.169 fan. Figa! È in positivo. Ma noi abbiamo usato la carta. È in positivo. Avremmo fatto così anche noi. Hai fatto una sburdellata di soldi. Ciao, con 496 dollari ho. Eh beh, hai fatto più 324, ci hai battuto tutti e due. Sette ore per fargli fare la logistica, è servita qualcosa. Porca miseria. E si lamenta perché ha mezzo milione di dollari. Beh, infatti, non è mai stati così tanti i tuoi soldi. Vediamo i fan di NXT UK. Che è buggato, ve lo ricordo. Meno! Meno! 15.000! E 200! 36! Meno 15! Meno 15! Qua persino io mi avvicino! Meno 15! Perché? Sai perché? Perché quelli di NXT UK erano abituati a mangiare la Nutella. E oggi, invece... oggi hanno mangiato tanta di quella... che sei sceso a meno 15.000. Adesso vedete come Ro va su. Oh, giuro che sei solo in testa. Cazzo, potevi testa, fare un po' più di soldi. Se facevi come me, eri lì, Ah, che? Non ero lì. A prenderlo. È un animo. Sorpasso! Sorpasso! Vediamo se si gode il GM.
Comunque non capisco come è possibile questo gioco alla madre che è una brutta persona. Io non mi lamento comunque. I post preview vanno così, non vi preoccupate. Sono ancora basso, cazzo, non è che... Però... Attenzione, signori. Sì, però, allora... Un momento storico. No, vabbè, le stelle erano uguali. Però cazzarola, ma non capisco perché lui meno 15 e Pep più 5. Vogliamo proseguire? Attenzione! Attenzione, siamo a Long Island, New York e Finn Balor. Doveva dargli un match a Finn Balor? Sì. No! Sì? Ma che fine ha fatto il mio match? No! Fanno prendere la muffa qui? Sì, vuoi farti prendere la muffa qui? Sei permanente, non puoi andartene, fai la muffa lì. Lo vuoi che ti... Adesso se ne va. Fai Y. No, aspetta, cosa mi hai detto? Pensavo. Tu fossi della mia parte, a quanto pare mi sbagliavo. Calo importante. 44. Certo, io ci ho messo 26 settimane, arrivare a un milione, io ci metto 15, due sere. Infatti, le cose qui a Roma non vanno, strano. Sono pronto a rescindere il contratto e cercare di meglio. 100, no, 100, ma che... 100, 100, 100, ma per le volte che 100, l'hai usato è nuovo. 100, 100. basta. Iva. Allora, ok, Brian, non voglio che tu lasci Ro, scordatelo, Brian. No, aspetta un attimo, non mi fa fare la offerta... No, no. No, o 100 o 0. Ma figa! Fai Y. Oh, morale 27 qua se non glieli dai. Devi dargli per forza, Pep, a meno che... Dipende, vuoi dare Daniel più. Bryan? Sì. Vai, guarda bene. Quanto è salito. Importante. Era quanto? 27, 67. Vabbè, solo 40 in più. I soldi. Sono curioso di e comunque, Pep, io ti avevo detto, manda Eddie alla spa. E mi ha detto, no, aspetta, dopo aspetta. Non l'hai fatto. Ma non l'hai fatto. Non l'hai fatto, non l'hai mandato alla spa. Ostra, che è vero. Siamo pronti a vedere... La classifica generale di questa 26esima meglio senza cuffie settimana. Ma prima facciamo un piccolo recap di quello che è successo. È successo che per quanto riguarda il numero di fan, vince la settimana NXT con 58.343, seguito a ruota da SmackDown con 53.117, ma sia Raw che SmackDown hanno utilizzato la carta mantieni i fan. Tant'è che non hanno utilizzato né Raw né NXT UK, e Raw ha un saldo positivo di 5.169 fan e NXT UK ha uno sprofondo negativo di meno 15.236. Al contrario, Raw ha il maggior numero di incassi della settimana, più $324.390, seguito da NXT con $312.298 e se la giocano per poche decine di dollari NXT UK al terzo posto più $278.695 e SmackDown $278.627 per $70 di differenza. Vediamo la classifica se è cambiata o no. Come on baby, in testa ci siamo! La scalata è compiuta alla 26esima settimana. Posso dirlo? Incredibile! Siamo tutti lì, Incredibile! E si gode! Porca miseria! La vendetta! Finalmente! Porca la miseriaccia! Incredibile! Sorpasso anche il GM anonimo con 2.911.573 fan NXT! Quando cazzo! Di cazzo! Casino, ero ultimo! Anche ultimo era secondo. Ero ultimo. A Sanremo eppure non è. Ero ultimo. Dai. 26esima settimana. Siamo solo a metà. E si è in testa.
Al secondo posto il GM anonimo con 2.903.515 fan. In terza posizione non c'è più Pepino, ma c'è SmackDown di Michelle con 2.828.159 fan. E in ultima posizione ci ritorna Raw di Pepino con 2.811.708 fan. Porca miseria. What a night. Ce l'ho week. Ce l'ho fatta. Godi adesso intanto ce che l'ho puoi, fatta, che amici. Quando arriverò io vedrai. Ce l'ho fatta, amici. Questo uomo ce l'ha fatta. Ce l'ho fatta. E dobbiamo mantenere questa posizione. Sarebbe stato ancora meglio se fosse la settimana 50. È solo la settimana 26. Esatto. Un po'. Ok, abbiamo anche la classifica di soli noi tre. Ovvero con i pay-per-view giocati della MyGM e i pay-per-view aggiuntivi. La classifica vede sempre comunque in testa a me con 2.937.573 fan. In seconda posizione c'è Michelle con 2.865.159 fan. E in ultima posizione c'è Pepino con 2.832.708 fan. Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale se vi piace, se non l'avete ancora fatto. Io voglio soltanto ricordarvi che siamo a metà del gioco, però è anche vero che il GM anonimo non è più in testa. Quando fino a pochissime settimane fa sembrava impossibile. Siete dimenticati stasera. Vai. Per oggi è tutto, da Artevice, Jack. Specialista, Michele. Dovevi mettere Pepino. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.